Siamo qui in una bella e splendida giornata di sole pieno finalmente in questa primavera che tarda ad arrivare e oggi il dottor Giorgio Vitali ci illustrerà una vicenda complessa e anche piuttosto lunga da seguire, ma che comunque vale la pena di ascoltare. Ecco a voi, prego. Allora, cercheremo di riassumere alcuni punti essenziali. L'assunto fondamentale di quello che noi vogliamo dire è che esistono delle realtà che, ancorché ampiamente descritte e denunciate e anche scritte e diffuse, la maggioranza della popolazione non è in condizione di recepire, non le recepisce e non ci crede. Allora, questo nucleo fondamentale di pensiero veramente alternativo che tanti cretini integrali chiamano anche complottista, non significa assolutamente nulla, i complottisti sono gli altri, quelli che fanno i complotti, non siamo noi. Che li denunciamo, che li denunciamo. È espresso in moltissimi libri di cui io sono proprietario e diciamo in alcuni di questi ho ritenuto di dover leggere alcune frasi per fare capire agli amici di che si tratta. E partiamo da qualcosa che a molti potrebbe sembrare molto strano. Noi abbiamo sempre sostenuto che Shakespeare era di origini italiane. E non potrebbe essere diversamente. Sicuramente dell'area veneta. Chi dice siciliano, chi dice dell'area veneta. Non importa il discorso in se stesso. È che il dramma shakespeariano per eccellenza denota e denuncia una cultura superiore che non può essere proprio quella anglicana dell'epoca. Non solo anglicana, ma anche anglosassone. Gli anglosassoni sono sempre stati, nella loro manifestazione più concreta, più alta, dei positivisti, dei grandi positivisti. Il mondo anglosassone, che poi si è trasferito negli Stati Uniti, mescolandosi col millenarismo religioso protestantico anglosassone, c'è una bella e sostanziale differenza tra i luterani e la Chiesa d'Inghilterra. Non solo la Chiesa d'Inghilterra, ma quelli che per ragioni varie ritennero di trovare il paradiso terrestre nel nuovo mondo. Tipo i mormoni. Ma mormoni certo, sono certo. Alcuni, certo. Il mormonismo è nato da quel filone, ma ci sono soprattutto i quaccheri. Certo, Mayflower, il sogno del paradiso in terra. Ecco, attenzione, è il quaccherismo quello da cui è nato il sionismo. Questi sono concetti che noi per il momento buttiamo qui. Chi ci vuole riflettere sopra i documenti li può trovare, perché ce ne stanno moltissimi. Ricordiamoci, il sionismo nasce in America e nasce nell'ambito dei cristiani rinati. I cristiani rinati sono quelli che oggi costituiscono il grosso nucleo dei difensori di Israele e che appunto si chiamano sionisti cristiani. Allora, partiamo con Shakespeare. Questo è uno dei pochi testi scritti da un intellettuale italiano, malgrado il nome, Brewers, il quale dice, non dice che Shakespeare è di origine italiana, dice che invece Shakespeare è cattolico, però il discorso è lo stesso. Che io dico che sia cattolico, che dico che sia italiano, è la stessa cosa, perché se nasce in Inghilterra, e in Inghilterra è un mondo di anglosassoni, e quello esprime un pensiero cattolico, non può essere che un italiano. Ho letto proprio ieri la contesa portata avanti da Bellarmino contro il re d'Inghilterra, che faceva giurare anche i vescovi ad obbedire al re e a dare retta come rappresentante del Dio in terra al re, il re d'Inghilterra e non al Papa. È stata una diatriba che è andata avanti per molti secoli, aperta. È un discorso molto importante, ci hanno scapitato anche dei grossi intellettuali cattolici. Non entriamo nel merito, però alcune cosette vanno lette. C'è un articolo intitolato Shakespeare e Gioberti.
La sorte di Shakespeare in Italia è collegata alla fortuna che egli ebbe nel continente, suscitata, come noto, da Voltaire, il quale poi, spaventato dagli effetti del suo elogio, diventò anti-shakespeariano, ma inutilmente, perché l'ammirazione per il sommo tragico dilagò nel secolo XIX sempre più trionfale. Quindi questa è già una definizione di molte persone. Shakespeare è arrivato in Italia nell'Ottocento. Quando è arrivato ha suscitato entusiasmi, perché gli italiani si riconoscevano in questo personaggio. Il messaggio culturale che Shakespeare ha dato era un messaggio tipicamente italiano. Italiano, perché in Italia le commari, gli amori traditi. Gli argomenti sono situati in Italia. No, e ma già questo è molto importante. Certo, quasi sempre. E già questo è molto importante, cominciare da Shylock. E quindi ci intendiamo bene su questo discorso. E poi la tematica, cioè il piglio tragico e la tragedia shakespeariana, la pienezza umana dei personaggi shakespeariani che ci dicono che non possono essere personaggi patologica, l'anima patologica, certamente. Uno dei primi esaltatori italiani di Shakespeare fu proprio in polemica con Voltaire il Baretti. E se si può dire che i letterati italiani apprezzarono quasi unanimi l'autore dell'Amleto, già il Rolli lo aveva paragonato a Dante, il Foscolo lo collocava terzo nella suprema triade poetica con Omero e Dante, e una triade e ugualmente il Mazzini sostituendo Michelangelo a Omero. Guardate che sono considerazioni importantissime di storia letteraria e culturale italiana che difficilmente qualcuno di noi può conoscere. Io ad esempio non sapevo che Mazzini, nella miriade di scritti di carattere letterario, musicale, filosofico, politico che aveva fatto, aveva creato una triade di grandi del pensiero in cui aveva messo Shakespeare, Manzoni e Verdi. È interessantissimo. Allora, proseguiamo sempre su questo discorso, che per noi deve servire esclusivamente come discorso di apertura nei confronti di un pensiero non conforme, e ne diciamo un'altra. Al demagogo dalle false uguaglianze, dagli infecondi disordini, Shakespeare contrappone il tipo della saggezza, l'assertore dell'ordine, nel riconoscimento e nel rispetto dei valori gerarchici. Nel Troilo e Cressida, Ulisse tiene un discorso per deplorare la discordia dei greci, senza la quale già da gran tempo Troia sarebbe stata espugnata. Senza una gerarchia non esiste pace e prosperità. Come potrebbero le comunità, i gradi nelle scuole e le fratellanze nelle città, il pacifico commercio tra separate sponde, la primogenitura e il diritto di nascita, la prerogativa dell'età, corone, scettri, allori, conservare il loro legittimo posto se non per mezzo della gerarchia? Togliete la gerarchia, egli prosegue, e allora la forza la farebbe da padrona sulla debolezza e il figlio brutale colpirebbe il proprio padre a morte. È quello che sta avvenendo oggi in Italia e nel mondo. La possa sarebbe il diritto, cioè il potere sarebbe il diritto, quello che avviene oggi nel mondo. Il generale disprezzato da colui che è in grado più giù, questi dal prossimo e quel prossimo da quello che è sotto. Così ciascun grado, dietro l'esempio del primo scaglione, che è stanco del suo superiore, sviluppa un'invidiosa febbre di pallido ed esiguo livore. Togliete la disciplina, prosegue e conclude l'accordo Ulisse, e allora le circoscritte acque non mancherebbero di gonfiare il loro seno al di sopra delle rive e di ridurre in poltiglia tutto questo solido globo. No, non è facile estendere il cattolicismo e di conseguenza Shakespeare nel letto di Procuste di una sommaria classifica.
attenzione, questo è il vero cattolicesimo. Noi non siamo anticattolici noi oggi, siamo questo cattolicesimo, questo livello di totale degradazione e servimento al potere finanziario della Chiesa di oggi. Noi non siamo mai stati anticattolici. La cattolicità è l'erede. Sarà da spiegare poi bene le omelie di questi due o tre giorni a che cosa vogliono portare. Esattamente. Qual esattamente. È il vero fine? Esattamente. E è chiaro che una capacità di ripresa il Vaticano potrebbe averla. Vedremo se ce l'ha. In ogni caso, per noi il discrimine c'è. Noi non siamo cattolici tradizionalisti, siamo cattolici che riconoscono valore al cattolicesimo nella misura in cui è erede della grandezza del platonismo. Esattamente, del paganesimo espresso dalla complessa natura della romanità. Questo è il discorso. Tutti i valori preesistenti al cristianesimo. Esattamente. Continua Brewers. Occorre la giustizia sociale, occorre evitare gli estremi dell'opulenza e della miseria, ma è necessario anche che i ricchi aprano il cuore all'esperienza del dolore e della miseria, e che nei poveri il desiderio di benessere non mascheri invece la sete dell'opulenza che in essi deplorano nei ricchi. L'autoassenza della caritas nei ricchi e nei potenti è stata espressa da Shakespeare a tocchi inimitabili nel Re Lear, quando il sovrano, divenuto povero e derelitto, grida sotto la tempesta: «Oh, la miseria senza tetto! Oh, poveri disgraziati, dovunque siate, ignudi per il mondo! Oh, troppo poco pensiero! Io mi son preso di voi! Eccoti la medicina, oh lusso! Esponi te stesso a soffrire ciò che soffrono i miseri, affinché un giorno tu possa riversare su loro il superfluo e far sembrare più giusto il cielo». Questo per dire come il messaggio di giustizia era presente, sistematicamente presente, che fa da pendant al mercante di Venezia, dove l'istanza della giustizia e della carità nei confronti dei poveri viene espressa in quasi tutte le opere di Shakespeare, tra una cosa e l'altra. Poi ripreso anche addirittura da Walt Disney. Esattamente. Con Donald Duck. Esattamente. Esattamente, ci stiamo. Il discorso c'è. Cioè, non è che manca la letteratura, la grandezza letteraria sì, cioè, è sempre dalla uguale. Più grande opera alla più banale opera, però il filo conduttore è comunque identico. Se tu ti riferisci a Donald Duck e ti riferisci soprattutto a quel bellissimo cantico di Natale, mi pare, esattamente, no? Era di Dickens, esattamente. Mi pare, sì, dove si vede appunto un crunch, mi pare che si chiami crunch, l'avaro che disprezza, certo, l'usuraio, è usuraio, avaro, usuraio che maltratta il proprio scrivano, capito? Concettualmente le cose ci sono. Allora noi viviamo oggi nel pieno dell'opulenza di questi usurai. Ecco, quindi il messaggio culturale, che noi possiamo anche chiamare messaggio cattolico, è un messaggio che noi cogliamo anche dai grandi, perché nessuno ci può negare che appunto che Shakespeare sia uno stato dei più grandi. Veramente uno dei più grandi. Proseguiamo in questa nostra denuncia della realtà nella quale ci troviamo a vivere. Nella grande opera Italia Mia, del grande scrittore italiano Giovanni Papini, ingiustamente dimenticato. Scrive Giovanni Papini in una delle sue tante: troppi vizi d'origine e troppe malattie organiche alla società delle nazioni. Questo l'ha scritto nel 39. L'ONU è la stessa cosa. Un'organizzazione peggio. Servita al potere di loro signori. Essa è la creazione dello spirito illuministico, massonico, giudaico, protestante e democratico, che non può opporre nessuna resistenza alle forze disgregatrici e putrefacenti del comunismo. A Ginevra si può tutt'al più difendere gli interessi del sindacato dei beati possidentes, ma certo la civiltà europea e l'unità europea non saranno mai difese.
l'ha scritto nel 1939, il Louvre, per come l'avesse scritto sì, oggi. Sì, sì, sì. Questo è il genio italiano espresso da questi grandi scrittori. Altra frase di Papini: all'Italia, se badasse soltanto all'interesse proprio, non converrebbe accollarsi tanto gravoso incarico, l'incarico di concorrere all'unificazione europea. Le converrebbe invece accordarsi coi due o tre potenti che vogliono comandare all'Occidente e all'Oriente e cavar da costoro quei vantaggi materiali e temporanei che si potrebbero attendere e pretendere. Se l'Italia si pone a capo della terribile impresa di unire l'Europa e di salvare la civiltà, non certo il tornaconto o l'ingordigia la muovono, ma l'obbedienza a richiamo di una eroica missione. Infatti la missione dell'unificazione europea è eroica e infatti è contrastata da quelle forze di usurai i quali si sono impossessate dell'unificazione europea impossessandosene esclusivamente alla Banca Centrale. L'unificazione europea può avvenire solo eliminando i popoli, tutti coloro che si sono impossessati della Banca Centrale Europea, e dalla Banca Centrale vanno ricattando i popoli. I popoli devono diventare autori dell'unificazione, altrimenti non c'è nessuna unificazione. Esattamente. Altra frase di Papini: nell'esortazione del Foscolo alla storia fu del tutto vana, né nell'Ottocento stesso la storia d'Italia tornò ad apparire come visione totale ed epica, eloquente, nelle opere del Botta, del Balbo, del Cantù, del Ferrari, del Villani e dell'Oriani. Se da tutti è riconosciuta l'Italia come terra di storici, da nessuno è detta, che io sappia, terra di profeti. Eppure una delle prime stirpi che hanno popolato e incivilito l'Italia fu nota come la più paziente indagatrice dell'avvenire in tutta l'antichità, dal re Numa all'imperatore Giuliano. La grande creazione degli Etruschi fu la ruspicina, cioè l'arte, o meglio la scienza, di prevedere il futuro. La scienza era illusoria, ma fu profonda e vera la passione che condusse a creare quella scienza. Ne mancarono profeti neppure tra i romani, profeti dico, non indovini o astrologi. Basterà ricordare il neopitagorico Nigidio Figulo, che fu esiliato da Cesare perché sospetto di magia, e in esilio morì nel 45 a.C. Iniziato al pitagorismo fu, pare, anche Virgilio, che nella quarta ecloga ha scritto, se consapevole o inconsapevole non sappiamo, la più celebre profezia pagana della venuta di un messia. Rinasce lo spirito profetico italiano alla fine del XII secolo, con Gioacchino da Fiore, il primo che abbia una visione totale dei destini del mondo, e continua con Giovanni da Parma, con Ubertino da Casale, con Fra Dolcino e altri eterodossi ed eretici. La letteratura profetica di ispirazione gioachimita dura fin quasi al 400. Profetica è l'opera di Dante, almeno negli Annunzi del Veltro, e del 510 e 5, a dispetto del razionalismo incogliato di certi cervellini piccini piccini che si pretendono mastri e donni della Divina Commedia, col medesimo diritto che potrebbe accampare il verme solitario per dichiararsi padrone del disgraziato che l'ha nel ventre. Vero profeta fu considerato dai suoi fedeli il frate Savonarola, e non soltanto per le profezie politico-religiose che tutti conoscono, ma anche per talune profezie particolari e personali registrate dai suoi antichi biografi, o meglio, agiografi piagnoni. Il suo contemporaneo Leonardo raccolse molte sue osservazioni satiriche e paradossali sotto il nome di profezie e disegnava di comporre una specie di romanzo fantastico intorno alla figura di un profeta. Leonardo. Anche il Cinquecento ebbe il suo profeta popolare nel senese Brandano, il più celebre di quei tempi, ma non l'unico. Il profeta del Seicento fu Tommaso Campanella, e non soltanto per l'utopia della Città del Sole. Nel Settecento l'illuminismo ridusse lo spirito profetico a occultismo ciarlatanesco e soltanto risorse dopo i temporali napoleonici e romantici nel cuore e nella fantasia di Giuseppe Mazzini. E dopo di lui rivisse nella santità
di Giovanni Bosco. Oggi sembra spento e soltanto qualche traccia ne troviamo negli scrittori apocalittici, ma tornerà a vigoreggiare non appena il popolo italiano, dopo aver conquistato il suo spazio sulla terra, riprenderà la sua duplice conquista sul tempo, su quello che risorge dalla morte e su quello non ancora nato. Questa è la gran bella profezia del grande scrittore e profeta Giovanni Papini. Sempre per rimanere nell'ambito dei grandi scrittori del Novecento, ci soffermiamo un istante sulla critica di Prezzolini, grande amico di Papini, in questo libretto aureo che tutti dovrebbero leggere, Codice della vita italiana. Codice della vita italiana ci dice: in Italia, contro l'arbitrio che viene dall'alto, non si è trovato altro rimedio che la disobbedienza che viene dal basso. Allora noi sposiamo fino in fondo questa frase del grande scrittore Giuseppe Prezzolini e dobbiamo dire che dobbiamo disobbedire. Perché dobbiamo disobbedire all'arbitrio, non alle leggi, perché questi fanno le leggi. E quello che questi signori... No, le leggi sono arbitrarie, quindi illegali già di per sé. E poi loro eludono pure le leggi stesse. Quindi immaginate un po' in che mondo troviamo. L'unica reazione adesso e per adesso è soltanto in attesa di creare un nuovo ordine italico, è quella di disobbedire. Dice un'altra frase: non è vero in modo assoluto che in Italia non esiste giustizia. È invece vero che non bisogna mai chiederla al giudice, bensì al deputato, al ministro, al giornalista, all'avvocato influente, eccetera. La cosa si può trovare, l'indirizzo è sbagliato. E questo lo scriveva a fine Ottocento. Carina. A fine Ottocento. Leggiamocene un'altra. Che cos'era quell'invito? L'invito è che oggi, se noi subiamo un'ingiustizia, abbiamo i mezzi e gli strumenti per far circolare la notizia. Ecco quando lui dice: rivolgiti al giornalista, far circolare la notizia della esistenza dell'ingiustizia. Non rivolgerti al giudice, perché il giudice è partecipe dell'ingiustizia. L'ha scritto Papini a fine 800. 9 milioni di processi inevasi. Esattamente. Sarà un caso? Attenzione a quest'altra frase: non è vero che l'Italia sia un paese disorganizzato. Bisogna intendersi, qui la forma di organizzazione è la camorra. Il partito come la religione, la vita comunale come la economica, prendono inevitabilmente questo aspetto. Non manca la disciplina, ma è la disciplina propria della camorra. L'ultradisciplina che va dal fas al nefas. Altra frase di Prezzolini: tutti i principali difetti degli italiani e soprattutto i più vergognosi, la mancanza della parola, il servilismo, l'individualismo esagerato, l'abitudine del piccolo inganno e della corruzione derivano dalla povertà italiana, come la sporcizia di tanti loro paesi deriva dalla mancanza d'acqua. Quando in Italia correrà più denaro vero e più acqua pulita, più denaro vero e più acqua pulita, la redenzione dell'Italia sarà per buona parte compiuta. È vero, questa è la ragione per cui camorra e mafia fanno mancare l'acqua al centro-sud. È tutto legato, è tutto detto. È tutto creare il problema per risolverlo. Esatto, per risolverlo loro, per essere i loro amici. Certo. E noi chiudiamo, dai tanti libri che potremo consultare, li chiudiamo con due, che sono sempre molto importanti. Uno, per denunciare esattamente cosa significa calunniare e inventare frottole. Pochi italiani sanno dell'esistenza di libri di questo tipo. Molti italiani sanno che fu fatta circolare la notizia durante la Prima Guerra Mondiale che i tedeschi tagliavano le mani ai bambini. Ma quei pochi italiani che lo sanno credono che sia state fatte girare delle
notizie a parole, non sanno che sono stati scritti dei libri, dove tutti i documenti sono sistematicamente falsi. Questo è un libro di una sessantina di pagine, tutti completamente falsi. Dell'azione ufficiale. Chiaro? Allora molti continuano a stupirsi della letteratura che è stata scritta dopo la fine del secondo conflitto mondiale sulle atrocità che hanno fatto i tedeschi agli ebrei. Assolutamente. È la stessa letteratura. Condivisibile il principio. Vale una volta, vale sempre. Esattamente. Tant'è vero che fu Churchill il quale durante la guerra disse che era servito, questa invenzione delle atrocità fatte dai tedeschi era servita moltissimo alla pubblicità e alla propaganda inglese, perché aveva dato nelle popolazioni europee un tale senso di paura, di disprezzo e di repulsa nei confronti dei tedeschi, che ovviamente questi qui si erano appoggiati proprio agli inglesi. Concludiamo con un testo che pochissimi conoscono, Testamento politico di Mussolini. L'ultima intervista che fu fatta a Mussolini il 20 aprile 1945. Tra le tante cose che potremmo leggere, e ce ne sono tante, Mussolini dice, l'intervistatore dice, il compito degli alleati è di distruggere l'asse, poi, ve l'ho detto, scoprirà una terza guerra mondiale, democrazie capitalistiche contro bolscevismo capitalistico. Mussolini, 20, era chiarissimo, 45 era già chiarissimo lo scenario. Solo la nostra vittoria avrebbe dato al mondo la pace con la giustizia. Vero. È vero. Vero, è vero, dopo 60 anni lo possiamo dire, 70 anni, è vero. Oggi se esiste un potere ingiusto è il potere dei usurai sul dei mondo. Portatori di democrazia. Esattamente. Mi hanno tanto rinfacciato la forma tirannica di disciplina che imponevo agli italiani. Come la rimpiaggeranno? E dovrà tornare se gli italiani vorranno essere ancora un popolo e non un agglomerato di schiavi. Vero, ragazzo, più vero. Che io dobbiamo dire. Vero, lo sapeva. Lo sapeva. Era al corrente bene. E gli italiani la vorranno, la esigeranno, cacceranno a furor di popolo i falsi pastori, i piccoli malvagi uomini asserviti agli interessi dello straniero. Porteranno fiori alle tombe dei martiri, alle tombe dei caduti per un'idea che sarà la luce e la speranza del mondo. Diranno allora, senza piaggeria e senza falsità, Mussolini aveva ragione. E con questo concludiamo, perché noi siamo bellissime, perfettamente d'accordo con lui. Bellissime parole.